Was macht Freundschaft aus? Che cosa caratterizza l'amicizia? Lob. Lode. Kritik. Kritica. Wir brauchen das eine. Abbiamo bisogno sia dell'una. Wir brauchen das andere. Che dell'altra. Aber beides. Ma entrambe. Fein dosiert. Ben dosate. Zu viel Lob. Troppa lode. Ist unglaubwürdig. Non è credibile. Zu viel Kritik. E troppa critica. Tötet. Uccide. Freundschaft. L'amicizia ist wie è come Porzellan. La porcellana. Es ist etwas è qualcosa di molto fine, ganz molto prezioso. Und es ist auch sehr ed è anche molto rompere. Facile da rompere. Und Freundschaft ist nell'amicizia etwas, non aufpresso. Si fanno calcoli. Freundschaft ist etwas l'amicizia è emotionale. Legata alle emozioni. Freundschaft hat etwas mit l'amicizia ha a che fare con la fiducia. Hat etwas mit Liebe zu tun. Ha a che fare con l'amore. Hat etwas mit Verzeihen ha a che fare con il perdono. Hat etwas damit zu tun. Che ti permette di dire non è grave. Und ich helfe mir immer nelle situazioni in solchen dove vengo attaccato, dove wo ich angegangen werde, sembra che io sia attaccato, anche perché è molto soggettivo. Mi aiuto cercando di mettermi subjektiv al posto dell'altro e penso io non ti voglio fare del male e certamente neanche tu me ne vuoi fare e ritengo al 100% che nessuno di voi mi voglia fare del male. Così è anche nella vita, con i colleghi, con i vicini, o indifferentemente con chi ho a che fare, penso che nessuno mi voglia del male. Perché dovrebbe? Pertanto, se poi arriva qualcosa di male, allora penso, aspetta un attimo, non potrà essere stata la sua intenzione. In questo modo sono protetto. Trovo che l'amicizia sia la cosa più grande. La famiglia, cari amici, è qualcosa dove molti dicono, sì, la famiglia. Ma, cari amici, la famiglia non ve la potete scegliere, semplicemente la avete. Invece nell'amicizia c'è un lavoro costante da fare. Non bisogna mollare, occorre perseverare e questo ci tiene svegli. Questo ci fa dire, no, non sono così bravo, devo continuamente migliorare. Devo migliorare ancora, devo stare più attento, devo dare maggiore attenzione alle mie parole, al mio sguardo. Questo adesso è il mio compito. A volte ho uno sguardo seccato, nonostante io non sia seccato. Non so perché il mio volto abbia questa espressione. Poi ci devo lavorare e questo lo so. Non dimenticherò mai quando un uomo dopo il convegno in Italia mi disse, signor Häusler, meno male, ora mi sono di nuovo riappacificato con lei. La conosco? Sì, mi ha guardato così male. Dico, quando? Stamattina, a colazione. Cari amici, sono arrivato con il mio vassoio in una mensa italiana, non sapevo dove erano le cose. E mi sono guardato attorno, un po' disorientato, e suppongo che il mio sguardo abbia incontrato il suo. Ci sto lavorando. Prossimamente verrò allegramente in mensa con un sorriso per tutti. Mi ha colpito che lui sia stato tutto il giorno giù di morale finché probabilmente ha incontrato di nuovo il mio sguardo, che questa volta era gentile. Non lo so, fino ad oggi non lo so. Sono tutte cose che succedono tra di noi, che lo vogliamo o no, ma sono cose del genere che rovinano le amicizie. E grazie a Dio, il buon Dio ci ha dato una bocca con la quale possiamo non solo mangiare, sbadigliare e fischiare, ma possiamo anche parlare.
Cari amici, ho fatto l'esperienza che quando sento qualcosa di strano perché c'è una tensione e non mi sento più libero, se me ne accorgo, allora con un breve dialogo poi la tensione non c'è più. In quel momento dico, sa cosa? Devo andare, ora non ho tempo. Mi chiami. Se oggi pomeriggio andando a casa sente ancora una sensazione strana nella pancia, allora mi chiami e ne parleremo. Chiariremo tutto e sono sicuro che poi sarà contento. Cari amici, vorrei proprio dirvi oggi, questa domenica, di fare ordine nella vostra vita affinché delle tensioni del genere non siano ignorate e non le mettiate sotto il tappeto. Bruno, fai qualcosa, lui fa, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Non possiamo muoverci come un elefante nel negozio di porcellana e poi dire, Bruno, metti a posto tu, e noi proseguiamo come se niente fosse. No, questo dipende da noi. Così quando ci guardiamo allo specchio la mattina, proponiamoci cosa posso migliorare rispetto a ieri. Se ci poniamo questa domanda ogni giorno, come credete che saremo dopo 365 giorni e dopo 365 domande? Facciamolo consapevolmente. Lavoriamo consapevolmente su noi stessi e non sugli altri. Come deve cambiare questo o quello? Io so così tante cose. Anche quando critico un amico amorevolmente, di continuo, il più delle volte solamente perché ho le migliori intenzioni nei suoi confronti, poiché se cambi, come ti dico sempre, allora diventerai il miglior uomo al mondo. Te lo dico con le migliori intenzioni. Questa cosa è proprio dentro di noi. Mettiamo in ordine la casa e se poi ci abita anche una persona, mettiamo in ordine anche lei, in modo che sia bella e brava, tutto in una volta. Queste però sono cose che possono rovinare e appesantire le amicizie. Da qualche parte ho sentito una frase meravigliosa che ogni giorno mi accompagna quasi sempre. Accetta le persone così come sono, non ne avrai altre. Questa frase apre i miei orizzonti così tanto che io posso dire sì, questa persona ha i capelli biondi, va bene così. Quest'altro ha i capelli ricci, va bene così. Devo stirarli? No. Ognuno di noi, cari amici, è così com'è. Sarebbe un peccato se tutti fossero come vorrei io. Bisognerebbe impararlo e portiamolo in noi, sempre dicendo «Sì, voglio diventare un buon amico di questo circolo degli amici, sincero, amorevole ed anche amabile, un amico degno di essere amato. Se ci lavoro ogni giorno, cari amici, allora lo stare insieme diventa sempre più armonioso, amorevole e più bello. Così finisce ogni battibecco inutile. Bruno Gröning dice, se avete fatto un errore, tornate indietro per la strada esattamente fino al punto dove c'è l'errore e poi svoltate e andate nella direzione opposta. Cioè, se avete riconosciuto di aver fatto un errore da qualche parte, allora abbiate anche il coraggio di tornare indietro e di guardare l'amico negli occhi e dire sinceramente, ho sbagliato, mi dispiace, vi perdonerà. Pensiamo sempre che solamente le persone deboli si scusano. Cari amici, è esattamente il contrario. Solo colui che è forte è in grado di scusarsi. Se credete di essere diventati forti o che lo siete già, allora potete scusarvi per quello che avete fatto di sbagliato. E chi dice, signor Häusler, questo l'ha detto bene per gli altri, ma io mi sento a posto, questo non mi riguarda. Allora, cari amici, quando siete in bagno, accendete anche la luce davanti allo specchio. Mi auguro, questo è un mio desiderio ardente, che ognuno di noi corregga tutto quello che non è in ordine, che si riproponga ora di farlo. Che possiate dire, voglio arrivare a questo. Lì ci voglio arrivare, voglio farcela. E cari amici, poi si vive molto, molto più leggeri, poi la vita è molto più bella.
Ci sono però anche degli uomini, cari amici, questo lo devo proprio dire, dove la chimica non funziona assolutamente. Potete dire tutto quello che volete, semplicemente non funziona. E vi accorgete che acqua e olio si miscelano, ma con il tempo gli elementi si dividono di nuovo. E una cosa del genere non deve stare insieme per forza. Se sentite che c'è una persona con la quale proprio non ci riuscite, non funziona proprio per niente, allora tenete la distanza fin dove è possibile. Auguratagli molto amore, ogni bene, e dite: sei fatto di un'altra pasta ed è tuo diritto. Ti rispetto come sei, ma per favore, la mia strada va di qua, la tua di là. Va bene anche così.